Sta per iniziare il nostro incontro per l'inaugurazione qui a Palazzo Strozzi delle attività didattiche di ricerca dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa e la presentazione e l'annuncio dell'Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi. Mentre i nostri relatori si cominciano ad accomodare qui al tavolo, io mi presenterò e spiegherò anche, motiverò la mia presenza. Io sono una giornalista del TG1, fino a un certo punto ho seguito fatti di cronaca principalmente. Intanto prego, voi potete cominciare ad accomodarvi, a sedervi. E da un certo punto in poi invece mi sono dedicata al mondo dell'innovazione, del digitale e della ricerca scientifica. Questo perché? Perché girando per le università di tutto il mondo, le università d'eccellenza di tutto il mondo, in particolare negli ultimi 2 anni da Singapore, gli Stati Uniti, Israele, la Svizzera, mi sono resa conto di come stia cambiando l'ecosistema universitario e della ricerca nella direzione e costruzione veramente di un ecosistema completamente nuovo che ci porta a rivisitare quello che abbiamo sempre pensato rispetto alle università. La creazione di un nuovo ecosistema prevede anche il potenziamento in tutto il mondo, ma in particolare in Italia, delle piccole università, dei piccoli centri di ricerca che possono diventare insieme alle nostre università storiche dei veri motori, dei veri volani di ricerca applicata e a lungo termine sull'innovazione e produrre immediatamente qualcosa che è attinente e in collaborazione con il mondo dell'industria, quindi un ecosistema pubblico-privato di assolutamente nuova formazione nel quale la Scuola Normale di Pisa, che è rinomata ovviamente in tutto il mondo, è la nostra punta di eccellenza, non può che essere centrale per il nostro paese e quindi, diciamo così, potenziare, allargare e vedere che questo, diciamolo con un termine brutto da applicare alla cultura, però che rende l'idea, brand che abbiamo sulla Normale di Pisa si può estendere ed ampliare le sue funzioni creando e partecipando a un nuovo ecosistema, mi fa particolarmente piacere e sono veramente onorata di essere qui oggi per questa inaugurazione. Chiederei prima di tutto ai nostri relatori di autopresentarsi, anche se li conosciamo, e in 40 secondi presentare se stessi, il ruolo e l'argomento che tratteranno questa mattina, a partire da sinistra a destra. Ecco, ci sono. No, buongiorno a tutti loro, io sono Arnaldo Colasanti, segretario particolare del ministro Stefania Giannini e sono qui a porgere i saluti, cosa che faccio subito, così non acceleriamo i tempi. Molto velocemente, ovviamente io ringrazio le autorità, ringrazio il professor Vincenzo Barone, l'onorevole signor ministro Dario Franceschini, tutte le autorità, le signore e signori, vi porgo il saluto di Stefania Giannini, che è un saluto ovviamente di grande gioia e di grande augurio di buon lavoro per tutto ciò che accadrà prossimamente. Vedete, per noi l'eccellenza è una questione, è una vera intenzionalità anche del progetto e dell'azione di governo del Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Se è vero che già a un livello, come dire, di base, di scuola, noi pensiamo che la stessa alternanza scuola-lavoro non sia una semplice opportunità, ma un'esperienza reale nuova di formazione, e se pensiamo che la scuola digitale non sia una automatica ammodernamento degli strumenti conoscitivi, ma sia un modo reale per poter capire che le relazioni spirituali di formazione nascono sempre soltanto da una condivisione, da una smaterializzazione. Una presentazione qui, poi dopo faremo la relazione. Così non parlavo più. Vabbè, allora vi saluto. Ecco. Vi ho portato il saluto, è tutta una commedia. Bene, grazie. Prego.
Sì, io sono il nuovo direttore della scuola normale, quindi istituzionalmente rappresento la scuola nella sua tradizione e nella sua innovazione. A titolo personale sono un professore di chimica, in particolare mi occupo di chimica teorica e computazionale, cosa strana, sostanzialmente l'applicazione di metodi computazionali, computer, grafica e quant'altro in partenza alla chimica e con ripercussioni su altri settori forse più interessanti o più noti, quali quelli dei beni culturali, le cosiddette digital humanities, che io preferisco chiamare cyber humanities per un motivo che poi spiegherò meglio, e verso la direzione di Big Data e di altre cose di questo tipo. Benissimo, Ministro. Sono il Ministro dei Beni Culturali pro tempore, particolarmente pro tempore questa settimana. Questa è un po' la, diciamo, questo modo di autopresentarsi e questo sistema un po' di convegni che si sta diffondendo americani del bar camp, in cui ognuno si presenta da sé con un ordine che appunto è lineare, non è in termini gerarchici. Partiamo subito con un video di presentazione della Scuola Normale Superiore. Normale Superiore. Il futuro è sempre una scoperta. Allora, abbiamo visto, direttore, che appunto è centrale nel tema della Scuola Normale Superiore, ma anche nella creazione di questo ecosistema di cui ho parlato nell'introduzione, anche l'etica. E è un tema che è stato sempre appunto fondante nella scuola normale. Sì, io però prima di affrontare questo tema, che è quello di partenza del mio discorso, devo salutare tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa giornata, e ovviamente a parte a Arnaldo Colasanti, che è consigliere del ministro Giannini, e ovviamente e prima al ministro Franceschini, vorrei dare il benvenuto a tutte le autorità accademiche, in particolare, poi vedrete perché, ai rettori dell'Università di Firenze, Sant'Anna, Pisa, IMT Lucca, e alla rappresentante dell'Università di Siena, e ai rappresentanti dell'European University Institute e della New York University, che sono due delle istituzioni internazionali che hanno sede a Firenze. Ovviamente anche alla sovrintendente archivistica e bibliografica della Toscana, dottoressa Toccafondi, con cui abbiamo iniziato una proficua collaborazione, alla direttrice della Scuola del Patrimonio, Maria Luisa Catoni, al presidente dell'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Franco Gallo, e altri rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche. Al presidente dell'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, professor Amato, e al dottor Mario Di Napoli, rappresentanza dell'Associazione Normalista. Ovviamente un saluto e un ringraziamento, per un motivo che vedrete anche nel seguito, a Claudio Ciampi, che rappresenta la famiglia dell'amato presidente,
e ovviamente presidi, prorettori, professori, allievi, ex allievi della scuola normale che sono qui numerosi. E vengo immediatamente al tema che veniva evocato prima, che sono una premessa poi agli annunci che faremo oggi, e che secondo me è importante per chiarire la visione della scuola normale, che si propone di innovare per tradizione, come ho detto in varie circostanze, e che è necessario per comprendere gli scenari che intendiamo aprire. Tutti sanno che la scuola normale è un luogo di eccellenza scientifica e didattica in cui si preparano i giovani allo studio e alla ricerca, cercando di valorizzare al massimo il loro talento. Ci sono molte classifiche internazionali che lo dimostrano, sulle quali non tornerò, perché secondo me il vero core business della scuola è un altro. La nostra specificità, che tra l'altro non si monetizza in alcun business e che nessuna classifica riesce a intercettare, deve essere la vocazione etica della scuola. Io questo tengo particolarmente perché è un tema trascurato e su cui ci sono stati addirittura dei dubbi nella relazione che c'è tra etica e ricerca, etica e didattica, etica e scienze. Io ritengo che il contenuto dell'etica sia un valore centrale per quanto ci riguarda, e in particolare etica nello studio, nella ricerca, nei comportamenti individuali e collettivi. La scuola normale deve essere prima di tutto una scuola dell'uomo. Non sono parole mie, ovviamente, ma di Carlo Azeglio Ciampi, a sua volta allievo di un altro maestro della normale, Guido Calogero, che proprio alla scuola dell'uomo dedicò un libro indimenticabile. Il debito verso la normale di Ciampi fu, come lui ha detto più volte, di aver imparato nei suoi anni in Piazza dei Cavalieri a Pisa a essere prima di ogni altra cosa un cittadino. Del resto fu proprio il riconoscimento dell'importanza dell'educazione civica dei futuri insegnanti della Repubblica Francese che portò alla nascita di quella rete di école da cui noi stessi proveniamo. Il modello normale è in essenza questo: la ricerca della verità senza sotterfugi e senza scorciatoie, sono ancora parole di Ciampi, un approccio applicabile nello studio, nella ricerca e nei comportamenti. Consente di raggiungere risultati in tutti i campi del sapere e permette di raggiungere quell'eccellenza che tanto ci preme e che soprattutto ci rende uomini liberi. Aggiungo una frase, abbraccio. Questo fatto è fondamentale oggi per me, coniugare la specializzazione, che è inevitabile se uno vuole affrontare temi di attualità, con la capacità di cogliere però gli elementi che vengono da altri saperi vicini, la contaminazione fra diversi saperi, tra diverse culture. Grazie, io pregherei di avvicinarsi Pier Domenico Perata, rettore della Scuola Sant'Anna, e Luigi Dei, rettore dell'Università degli Studi di Firenze. Perché si avvicinano ce lo spiega proprio di nuovo il direttore. Abbiamo in realtà fatto un'inversione nella scaletta, perché volevo prima parlare dell'altro annuncio che volevo fare oggi, a cui però verrò dopo a questo punto, e invece anticipo il motivo per cui ho chiesto ai due rettori di alzarsi, ed è il motivo seguente. La scuola normale ha a Firenze avviato da tempo un istituto di studi dottorali che viene dal SUM, l'ex istituto di Firenze, e nel quale vengono coltivati studi in particolare nel campo delle scienze sociali. Il 31 dicembre termina l'accordo di programma per cui è stato costituito questo istituto, e noi abbiamo pensato che a partire dall'anno 21 anche Firenze dovesse rientrare nel modello complessivo della scuola normale, quello che noi chiamiamo classi. Una classe della scuola normale è un insieme di docenti che si occupano sia della didattica che della ricerca, ma in particolare nella didattica, che coniuga i cosiddetti corsi undergraduate, quindi il corso di laurea, con il corso dottorale. E quindi volevamo affiancare al corso dottorale, per ora solo un percorso magistrale, perché siamo ancora piccoli e dovremo ancora crescere, quindi quarto e quint'anno di università, e poiché era una, e quindi creare la nuova classe di scienze sociali a Firenze, nella quale che seguisse il modello della scuola normale di Pisa, delle altre due classi di scienze e di lettere. Però abbiamo pensato di farlo in maniera innovativa. Intanto
chiedendo al rettore dell'Università di Firenze, l'amico Luigi Dei, che conosco da molto tempo, di fare una nuova convenzione che stiamo discutendo in questo momento con la Scuola Normale, in modo da avere collaborazione e quant'altro su Firenze, di cui quello di cui parliamo oggi è solo il primo passo, e poi al rettore Perata della Scuola Sant'Anna di provare a delineare una novità assoluta, che è un diploma congiunto delle due scuole superiori. Io a questa seconda cosa tengo particolarmente, perché è il primo indicatore di una nuova fortissima tendenza di integrazione tra le due scuole, che porterà ad altri risultati e che porterà vantaggi innegabili sui quali io non ho bisogno di dilungarmi oggi, ma è un segno molto concreto. Non è mai esistito un'azione di questo tipo che porti addirittura a un diploma congiunto tra le due scuole. Quindi io tengo particolarmente a questa occasione, e se recuperiamo i diplomi che dovrebbero essere nascosti da qualche parte, come segno, diciamo, tangibile. Abbiamo preparato due diplomi congiunti, ovviamente non saranno quelli definitivi, ma ci tenevo particolarmente con i nomi espliciti di due rettori, come se loro fossero i primi due studenti che insieme a noi prendono questo diploma, e ho il piacere di darglieli. E veniamo adesso alle... Prego, intanto ci ha raggiunto il sindaco di Firenze Dario Nardella, benvenuto, prego, a casa sua peraltro. E adesso, diciamo, veniamo appunto all'annuncio dell'istituto legato, insomma, alla memoria del nostro presidente. Allora, questo è... il secondo annuncio e il secondo sogno, permettetemi, perché anche il primo, venendo dalla realtà della scuola e del Sant'Anna, è abbastanza in controtendenza con la politica degli ultimi anni, e io ho voluto, diciamo, a parte il fatto simbolico di consegnare i due diplomi, io ritengo che questo possa essere una trasformazione estremamente importante delle politiche delle scuole superiori nel panorama nazionale, perché questo rafforzamento del rapporto col Sant'Anna è prodromico a un rafforzamento dei rapporti con tutta la realtà universitaria. Io ritengo che noi dobbiamo essere interni alla realtà universitaria, fornire stimoli, fornire modelli, ma interagire con le università generaliste, tenendo conto dei due diversi scopi. Le università generaliste hanno contemporaneamente lo scopo di avere un livello medio di studenti sempre più elevato e di coniugare le loro eccellenze. Noi abbiamo solo le eccellenze, siamo piccoli e il nostro scopo centrale è quello assolutamente dell'eccellenza, quindi non ci possiamo confrontare sulle stesse metriche. Dobbiamo confrontarci in maniera diversa, dobbiamo essere propositivi e dobbiamo fungere anche da modello per altre realtà. Scusatemi, adesso vengo invece all'Istituto Ciampi. Ho accennato prima a Ciampi e alla sua visione della Normale come scuola dell'uomo. È stato un importante economista e un valoroso politico, ma prima di tutto è stato un grande umanista. È questa sua capacità di guardare all'uomo nella varietà e la ricchezza della sua umanità che ci ha incoraggiato a intitolare col suo nome un nuovo soggetto culturale, unico per le sue caratteristiche nel nostro paese, che nascerà proprio qui a Firenze, l'Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi. Prima di parlarvene, fatemi rivolgere un pensiero grato alla famiglia Ciampi e in particolare alla signora Franca, senza il cui consenso non avremmo potuto fregiarci di un nome che è garanzia di rigore scientifico, forza morale e capacità di visione. Io ho ricevuto una lettera della signora Franca molto gentile e molto carina, perché prima di annunciare qualunque cosa in questa direzione era doveroso ricevere l'accordo della famiglia Ciampi, che è stata e ci accompagnerà sicuramente in questo percorso.
Nell'Istituto Ciampi professori, ricercatori e giovani allievi verranno da tutto il mondo a trascorrere periodo di studio, formazione e lavoro. L'Istituto disporrà di una sede prestigiosa proprio qui a Palazzo Strozzi, adeguata alla sua ambizione di confrontarsi con altri prestigiosi istituti di questo tipo, come ad esempio l'Institute for Advanced Study con sede a Princeton oppure il Wissenschaftskolleg di Berlino, in cui scienziati di altissimo prestigio e giovani studiosi possono condurre ricerche di avanguardia svincolate dalle tradizionali strutture accademiche. L'Istituto Ciampi prevederà la presenza di fellows per periodi medio-lunghi e uno staff permanente, ma ristretto, per l'organizzazione di corsi dottorali e postdottorali. Avrà un respiro cosmopolita e si collegherà alla rete di istituti di studi avanzati internazionali, quale il Network of European Institutes for Advanced Study, il NETIAS. Questo dal punto di vista istituzionale e amministrativo. Dal punto di vista scientifico, questo istituto intende essere una struttura trasversale tra le altre strutture accademiche della scuola, con una forte vocazione sperimentale e interdisciplinare. Sperimentale non in senso sperimentale delle scienze dure, sperimentale in senso ampio. Oltre a sviluppare temi e metodi legati alla tradizione della scuola normale, l'Istituto si propone di lavorare attorno ai problemi fortemente innovativi, con una programmatica apertura ai campi più avanzati della ricerca, sia nel campo delle scienze naturali che quello delle scienze umane e delle scienze sociali, cogliendole, e questa è la parte più importante della sua missione scientifica e culturale, nei loro punti di connessione e interdipendenza. Incardinato a Palazzo Strozzi, l'Istituto intende anche aprirsi alla città di Firenze con un programma di lezioni e conferenze e altre iniziative da definire con il Comune, la Regione Toscana e l'Università di Firenze, rivolte a un pubblico non specialistico ma interessato ai temi e alle attività dell'Istituto. Vogliamo che esso diventi una parte viva del tessuto culturale e civile del territorio che abbiamo scelto per fondarlo e lavorare. Il nostro disegno è quindi delineato e potrà essere naturalmente sviluppato in corso d'opera. Vorrei essere però molto chiaro su un punto. L'Istituto Ciampi sarà realizzato e la scuola comunque, e la scuola se ne assume la responsabilità piena. Ma non possiamo essere soli. L'Istituto di Studi Avanzati Ciampi può avere più o meno possibilità di emergere nel panorama globale, sarà più o meno attrattivo, ma questo non dipende solo da noi. Dipende da quanto lo Stato crederà nelle sue potenzialità. Attiveremo forme di co-funding del tipo public-private partnerships, ma accanto, in modo che si possa coniugare, come dicevo sopra, un tipo di iniziativa pubblico-privata. Noi crediamo nello sviluppo della cultura, del patrimonio costituito dalle nuove generazioni, nella necessità di rispondere in forme nuove alle domande di un mondo in continua e rapidissima trasformazione. E crediamo di poter essere un laboratorio internazionale in cui teorie di gestione e governo possano svilupparsi senza le costrizioni dell'immediato per prefigurare quello che accadrà fra qualche decennio. Riteniamo che questa sia un'opportunità che il Paese abbia tutto l'interesse di cogliere e ci auguriamo che sia così. Intanto è per noi di ottimo auspicio che l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore e il suo presidente Giuliano Amato abbiano già mostrato interesse ad accompagnarci in questo percorso. Ecco, allora, come abbiamo sentito nelle parole del direttore, la nascita di questi istituti, di queste realtà un pochino più piccole che vanno ad integrarsi e a formare un nuovo ecosistema è assolutamente auspicabile, è di livello internazionale e, diciamo così, collega in dei network ideali centri e periferie. Come, diciamo così, da un punto di vista proprio sia geografico e sia appunto di ecosistema, si viene a ridisegnare questo rapporto tra centri e periferie. Ministro Franceschini. Da un attimo, c'era un ultimo aspetto che volevo toccare anche per introdurre questo tema, ma prima di questo c'è un altro tema che voglio introdurre a cui io sono molto legato ed è il tema dell'equilibrio di genere. Questa è una cosa su cui torno spesso. La scuola normale è storicamente e attualmente molto sbilanciata, almeno per quanto riguarda il corpo docente, sul versante maschile rispetto a quello femminile. Non indico qual è il numero di professori e professoresse a Pisa perché sarebbe imbarazzante, ma lo potete vedere sul sito. A Firenze, per fortuna, l'andamento è esattamente di segno opposto.
E quindi diciamo, questo è un tema su cui la sede di Pisa dovrebbe imparare in realtà dalla sede di Firenze, però non vincolandoci a quote rose per professoresse e ricercatrici, perché la scuola normale non può derogare, come già detto, dal principio del solo merito. E questo principio non guarda al censo, alla provenienza, al sesso della persona. Vengo adesso invece al discorso che si faceva prima, di quello del rapporto tra centro e periferie. Io ho tenuto al fatto che, a parte il mio, gli interventi di questa giornata, sia quello del ministro Franceschini e sia quello del professor Cacciari, fossero su questo tema, coniugato da diversi punti di vista. Io, per quanto riguarda la mia funzione, coniugo questo tema sul fatto che realtà periferiche rispetto alla centralità nazionale, diciamo rispetto a Roma e Milano per intenderci così, possano svolgere da un lato una funzione di sviluppo, integrazione e quant'altro, ma dall'altro che si possa costruire un network in cui le persone operano sul loro territorio di riferimento senza essere costrette, visto che i mezzi tecnologici oggi lo permettono, a concentrarsi nel centro. Questo tema verrà declinato in maniere abbastanza diverse nei due interventi successivi, ma mi sembra un tema di riflessione estremamente importante sulla prospettiva della giornata di oggi. A me. Grazie direttore, davvero mi fa molto piacere essere qua, mi fa piacere in particolare essere presente nel momento dell'intitolazione della Scuola di Studi Avanzati a Carlo Azeglio Ciampi, anche perché delle tante cose che si possono ricordare del presidente Ciampi, quella che per il ruolo che ricopro adesso ricordo davvero con più attenzione e affetto è quel bellissimo giudizio che Ciampi dette dell'articolo 9 della Costituzione, dicendo che l'articolo 9 era l'articolo più originale della nostra Costituzione. E in effetti noi ci siamo abituati un po' distrattamente a questa originalità assoluta italiana, per cui tra i principi fondamentali della Carta Costituente all'articolo 9 si parla di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca e di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione e del paesaggio. Quindi in qualche modo ci ricorda che questo è uno degli obiettivi fondativi, importanti, irrinunciabili, e il giudizio di Ciampi è davvero un giudizio che spinge a tutti noi, credo, ad agire con molta più determinazione nel campo degli investimenti in cultura e in conoscenza. E in questi due anni un po' di cose sono accadute, con una condivisione anche che è andata oltre i confini della maggioranza parlamentare. Sapete quanto è merce rara in questa stagione avere un consenso che esce dal normale fisiologico scontro maggioranza-opposizione, ma insomma su molti temi, cominciare da ultimo la legge sul cinema, prima l'art bonus, altri provvedimenti, il consenso è stato più largo dei confini della maggioranza, e mi pare che insomma il fatto che dopo tanti anni di tagli, dolorosi tagli di risorse alla cultura, l'anno scorso e quest'anno ci sia stato un aumento di più del 35% delle risorse destinate alla cultura e alle strutture che si occupano di cultura, sia un dato che segna una consapevolezza, un'inversione di tendenza, cioè il fatto che non siamo di fronte soltanto a un dovere costituzionale, ma siamo di fronte a una grande opportunità anche di contribuire attraverso gli investimenti in cultura ad una crescita economica, uno sviluppo intelligente, alla creazione di nuova occupazione in un settore in cui la vocazione italiana è assolutamente centrale. Io soltanto una brevissima riflessione su questo tema, su cui poi ascolteremo la lezione magistralis di Massimo Cacciari. Io penso che nel Novecento il nostro paese abbia affrontato e vinto la battaglia della tutela dei centri storici, naturalmente con ferite, con errori, ma complessivamente grazie a una legislazione di tutela molto radicata, molto convinta, che risale agli stati preunitari, poi si è sviluppata nelle leggi del 39, poi appunto nell'articolo 9 della Costituzione, grazie a una struttura territoriale molto capillare, molto forte delle soprintendenze, grazie a complessivamente un'opinione pubblica che anche nei decenni in cui non stava scritto da nessuna parte che avremmo
vinto la battaglia della tutela dei centri storici, penso agli anni 60, parte degli anni 70, quella battaglia complessivamente si è vinta. La centralità e la bellezza dei nostri centri storici però ci ha distratto completamente dalla creazione e dal disegno delle nuove periferie. Le periferie sono, si assomigliano in tutto il mondo, ma è strano che nel paese in cui le città sono cresciute e i centri storici sono cresciuti in un modo così armonico, questo modo di costruire armonicamente le città non sia stato in nessun modo tenuto presente nelle periferie urbane. Io ho visto uno studio molto interessante del turismo che domandava, un campione di tutto il mondo, cosa vi viene in mente sentendo la parola Italia. Uno pensa che venga in mente arte, che venga in mente cultura, che venga in mente musica, che venga in mente musei. La prima risposta assolutamente distaccata dalle altre è piazza. Cioè, Italia, collegamento a piazza. Quello che a noi sembra assolutamente naturale, e cioè la piazza come punto di costruzione, di identità, di incontro, luogo in cui una comunità, un gruppo di persone che vivono semplicemente vicine si trasformano in comunità, è la piazza. Le nostre periferie urbane sono state costruite tutte senza piazze. Si sono sviluppate in alcuni casi in modo disordinato, in altri casi anche in modo ordinato, ma senza riprodurre questa dimensione, insomma, di costruire dei luoghi in grado di trasformare persone che vivono vicine in una comunità. E questo è se il secolo scorso è stato il secolo delle periferie, questo secolo è quello in cui noi dobbiamo affrontare e vincere il tema delle periferie urbane. Non soltanto perché sono il luogo in cui si vivono tutte le grandi sfide di questo secolo, l'integrazione, la convivenza, non soltanto perché nel frattempo sono passati un po' di anni e quindi è un tema che ho affrontato in particolare con le soprintendenze che hanno maturato la loro conoscenza naturalmente sulla tutela del patrimonio storico, ma nel frattempo la norma che del nostro ordinamento che prevede che dopo 70 anni possano essere vincolati per il loro valore storico, monumentale, degli immobili, degli edifici, ormai è già arrivata alle periferie urbane. Fra poco tutta l'edilizia, nei prossimi anni, tutta l'edilizia degli anni 50 sarà un'edilizia vincolabile. E quindi anche da questo punto di vista stiamo cercando di sviluppare una conoscenza, perché dobbiamo assolutamente evitare che in modo occasionale o arbitrario ci sia un sovrintendente che vincola un intero quartiere, o a rovescio ci sia chi non si preoccupa di tutelare un edificio che via via nel tempo invece ha acquisito un valore storico tale da meritare il vincolo. Ma non soltanto perché nelle periferie ci stanno milioni di persone. Ora mi pare che, cercando di superare il rischio che è proprio di questo tempo del mondo del tempo reale, dell'informazione globale, per cui i temi diventano i temi assolutamente centrali, vitali, di cui si discute e poi vengono totalmente dimenticati perché vengono sovrapposti da un altro tema, evitando il rischio appunto che di periferie si parli soltanto perché oggi fa notizia o è di moda, però mi pare che l'aspetto positivo è che questa consapevolezza è venuta crescendo, cioè che noi abbiamo un tema enorme nel nostro paese, come in altri paesi, lo vediamo bene, in cui insomma bisogna gestire in modo strategico il tema delle periferie. Nella riforma del Ministero dei Beni Culturali abbiamo creato un anno e mezzo fa una direzione generale che si occupa di arte e architettura contemporanea e periferie urbane, con l'intenzione appunto di dedicare risorse, formazione e attenzione a questo tema. Sapete che sono stati già erogati insomma importanti finanziamenti che gestisce la Presidenza del Consiglio, adesso con un bando in corso di attuazione, per interventi 500 milioni nelle periferie urbane. Il tema è diventato centrale, la Biennale d'Architettura che si è conclusa ieri con un grande successo di pubblico, in particolare di pubblico giovanile, era incentrata sul tema delle periferie urbane, le periferie delle città e le periferie del mondo. Noi abbiamo fatto anche alcune cose piccole ma significative, per cui abbiamo finanziato attraverso la SIAE un bando che prevede contributi ai comuni che promuoveranno attività culturali nelle periferie. Quindi se Dario organizza un festival di musica o di cinema in centro storico, se lo paga, se lo organizza in una periferia urbana potrà avere il contributo del Ministero per cercare di spostare un
po' di attenzione, di risorse per le attività culturali in periferia. Però mi pare che tutte queste cose, cioè la maturazione di una consapevolezza e un impegno significativo di risorse nuovo, non sia ancora accompagnato da una strategia complessiva. Questo mi pare la sfida del prossimo, del tempo che abbiamo davanti. Noi in giugno come Ministero faremo un convegno incentrato sul tema delle periferie, cercando di portare attorno al tavolo tutti quelli che se ne sono occupati a vario titolo, naturalmente a cominciare dalle università, cercando di correggere gli errori che sono derivati, e mi fermo, probabilmente proprio dalla straordinaria potenzialità e bellezza dei nostri centri storici, che sono diventati un fatto impeditivo inconsapevolmente di uno sviluppo armonico delle periferie. Se voi pensate in qualsiasi città, non soltanto nelle grandi città, la politica dei trasporti è tutta verso il centro. Per andare da una periferia all'altra non ci si va direttamente, si va in centro e si torna indietro. La cura dell'arredo urbano, la cura delle stesse zone pedonali sono tutte concentrate nei centri storici, proprio perché sembra una cosa piccola ma può essere significativa. Se io fossi sindaco di una città, una grande città, la prima cosa che farei, anche perché poco costosa, sarebbe costruire uno spazio pedonale in ogni periferia, perché gli spazi pedonali diventano i luoghi in cui la gente si incontra, magari accompagnandolo da incentivi fiscali per le attività commerciali, cioè costruire nelle periferie dei luoghi di incontro. Le periferie sono anche, e su questo sapete che sta lavorando Renzo Piano con il suo gruppo G124, dal nome della stanza del Senato occupata come senatore a vita, che ha destinato, così come il suo stipendio da senatore, a questa attività. Io sono stato l'altro giorno a vedere un progetto molto interessante su cui hanno lavorato i giovani di Renzo Piano per un anno a Marghera, è un esempio come altri. Le periferie sono dei luoghi straordinari in cui fare innesti di architettura contemporanea. Per la storia del nostro paese, appunto per la cultura di tutela, i nostri centri storici hanno visto pochissimi innesti di architettura contemporanea. C'è un pezzo molto bello sul Corriere Fiorentino di ieri di Pesce che parla di questo in un modo che io sottoscrivo completamente, ricordando che tutto è stato contemporaneo e che le nostre città sono cresciute, sono diventate belle perché c'è sempre stato il coraggio di innestare arte contemporanea nel tessuto storico, urbano, della città. Ma sicuramente, se è difficile nei centri storici, è assolutamente possibile sperimentare forme, nuovi talenti, grandi maestri, innesti di riqualificazione attraverso grandi operazioni di architettura contemporanea alle città. E poi soprattutto, non so se capita anche a voi, ma a me capita abbastanza frequentemente, ciò che sembrava brutto oggi viene visto perché gli anni, la distanza consente di vedere le cose in un modo diverso. Oggi consente di vedere degli spazi di bellezza, quindi non parliamo soltanto di recupero, di superamento del degrado, di bellezza nelle periferie urbane. Forse ci ha aiutato la letteratura, forse ci ha aiutato il cinema, ma di vedere dei luoghi che sono straordinariamente belli, come li vediamo quando andiamo nelle altre città, quando andiamo in città che non hanno i nostri centri storici. Io penso sempre, come esempio di grande qualificazione, all'High Line di New York, era un luogo di degrado, brutto, di emarginazione, e rifiorito tutto attraverso l'idea, poi partita fra l'altro dai cittadini, di non demolirla ma di riqualificarla e farla diventare un grande parco urbano sopraelevato. Attorno sta rifiorendo tutto, perché attorno si insediano atelier, si insediano iniziative. Se è possibile nelle altre città e nelle altre parti del mondo, perché non è possibile rivedere la bellezza delle nostre periferie e farle rifiorire, farle diventare un luogo di vita che parta proprio dalla straordinaria lezione degli anni dei centri storici? Credo che questo sia una grande sfida per il futuro, e quindi riflettere soprattutto in luoghi così qualificati, così importanti come la Scuola Normale Superiore, sia davvero un aiuto importante per quello che dovremo fare nei prossimi anni.
Grazie, molto, molto belle le parole del Ministro, anche perché appunto ci rendono proprio l'idea anche di come una diversa comunicazione stia creando comunque una nuova riorganizzazione dei network, non solo digitali, come di cui sentiamo parlare sempre, ma anche dei network all'interno delle stesse comunità e delle stesse città. Arnaldo Colasanti, network e collaborazioni che si estendono e, diciamo così, si potenziano anche tra le istituzioni, quindi anche tra i diversi ministeri. Lei è responsabile, appunto consigliere del Ministro Giannini per i rapporti proprio tra il MIUR e il MIBAC. Sì, io già vi avevo portato un saluto. No, vi dico semplicemente, per dare invece la parola alla Regione e al Comune, noi siamo qui come MIUR, evidentemente siamo molto attenti al ragionamento che sta facendo questa scuola, anche in rapporto all'evento che il professor Barone ha proposto, ci ha offerto. Evidentemente il tema dell'eccellenza è una questione non solo apicale, ma che deve avere... è una intenzionalità reale di una legge di governo, quindi rispetto alla scuola e rispetto all'università. Non è una cosa su cui cercare soltanto dei valori puramente di epistemologia, no? Per quanto importanti. Credo che l'eccellenza debba essere capace di proporre anche desideri sociali, sogni sociali, visioni. E in questo senso una scuola come questa è fondamentale per tutta la cittadinanza. E per ultimo, il MIUR e il MIBAC, va detto che mai come in questi anni, in questi ultimi due anni, sta lavorando stretto proprio. Stiamo lavorando in un allineamento fantastico. Il ministro Dario Franceschini e il ministro che rappresento Stefania Giannini davvero lavorano su un qualcosa che è imprescindibile, come il patrimonio sia formazione, come la formazione sia realmente la ridefinizione di un sistema paese. Quindi in questo senso la risposta che do è evidentemente una risposta positiva, è l'idea di una internazionalizzazione vera del nostro sistema paese, ed è qualcosa che ogni volta che parlo di eccellenza penso sempre al grande Warburg, che diceva in un momento molto difficile della sua vita lì al Kreuzlingen, quando lui dice: bisogna imparare a mietere anche sotto la tempesta. Ecco, anche in tempi molto difficili come siamo noi europei, credo che l'eccellenza non sia semplicemente un modello epistemologico, ma sia un modo per fare politica. Per questo molti auguri. Direttore Barone, prima di far parlare il sindaco Nardella, qual è il profondo significato appunto dell'estensione del modello normale alla città di Firenze? Io credo di averlo già evidenziato prima. Il significato è quello di integrare intanto a livello regionale toscano, partendo evidentemente da Firenze, un modello e di proporre un modello di polo di eccellenza universitario, io mi piace chiamarlo in questa maniera, che comprenda le tre università generaliste della Toscana. Come dico spesso, la distanza tra Siena, Firenze e Pisa è probabilmente inferiore alla distanza tra gli estremi della città di Londra, quindi non si capisce perché, o di Parigi, non si capisce perché il sistema non dovrebbe essere considerato come un sistema integrato, non si capisce perché non si possa lavorare insieme per cercare di coniugare i vantaggi dello stare insieme con la promozione dell'integrazione delle eccellenze diverse, per parlare di questa parola che a me non piace affatto, ma comunque dei, non so come chiamarlo, degli skills, come volete, caratteristici, lavorando insieme, cercando di rispettare le specificità differenti senza nessuna volontà di invasione o di insegnamento degli uni rispetto agli altri, ma tenendo conto di quelle che sono le mission diverse di una grande università generalista e di una piccola o medio piccola scuola di eccellenza. Secondo me la Toscana potrebbe diventare un modello non solo per il paese, ma per tutto il mondo.
dell'integrazione tra diversi saperi, cosa che dico spesso, tra le humanities, le scienze e anche le scienze politiche e sociali, cioè coniugare assieme cose che vanno verso l'applicazione tecnologica con una riflessione di più ampio respiro, ma anche con aspetti di management e di investigazione dell'impatto che tutto ciò può avere sul tessuto sociale e politico, cosa che è meno tradizionale per esempio per la scuola normale e che è la cosa che viene sviluppata a Firenze. Io questo è il discorso che mi piacerebbe fare anche un discorso, visto che ho il piacere di avere il sindaco di Firenze qui, di integrazione tra la realtà metropolitana di Firenze con le altre realtà dove si sviluppa cultura e altro, facendo un discorso, so che è un tema delicato, sui mezzi di trasporto, ma io questo non posso esimermi dal farlo, perché se uno vuole definire un sistema metropolitano integrato di ampio respiro in cui le periferie interagiscano col centro, per citare il ministro subito prima, è necessario che sia molto facile spostarsi dalla periferia al centro e viceversa, non soltanto con mezzi virtuali e quindi aumentando la velocità della rete e quant'altro, ma anche fisicamente, integrando i grandi hub, gli aeroporti e quant'altro. Adesso questo è un discorso che non mi compete, ma noi abbiamo bisogno di questo e abbiamo invece bisogno, adesso mi rivolgo più al rappresentante del MIUR, che fa finta di non sentirmi, di flessibilità. Noi abbiamo molto bisogno di flessibilità. Non sto a rivendicare, qui non lo faccio mai, la scarsità di risorse che vengono destinate al sistema universitario della ricerca, pur sapendolo, evito sempre di fare questo discorso. La cosa per me fondamentale è che se uno è in grado di acquisire risorse possa essere messo in grado di spenderle in maniera flessibile, di poter attirare le maggiori eccellenze a livello mondiale, sia a livello di dottorato che di docenti, non soltanto perché è un'eccellenza indiscussa nel campo della ricerca e della scienza, ma perché è in grado di offrire condizioni di lavoro che sono confrontabili con quello degli altri paesi. Le condizioni di lavoro significa laboratori, significa infrastrutture, significa stipendi flessibili. Questo secondo me è il tema fondamentale per noi, per la Scuola Sant'Anna e per l'Università Italiana. Allora, sindaco, siamo di fronte, per dirla con un filosofo italiano che è Oxford, sia Luciano Floridi, a dei sistemi di eccentricità in cui le relazioni, diciamo così, anche di trasporto tra i vari centri diventano più centrali dei centri stessi. Come Firenze affronta questa rivoluzione, diciamo così, anche culturale e sociale? Intanto ringrazio il direttore della Scuola Normale Superiore per questo invito, che non ritengo un fatto formale o istituzionale, anche dalla sua introduzione, tutti voi. E questo mi dà l'occasione, a nome della città di Firenze, di dire anzitutto grazie alla Normale, alla grande famiglia della Scuola Normale, per aver scelto questa città e anche questo luogo per l'inaugurazione dell'anno accademico e anche per la presentazione dell'istituto dedicato a Carlo Azeglio Ciampi. La sfida che ci lancia, direttore, è una sfida molto difficile, ambiziosa, direi anche in controtendenza, impopolare, in un'epoca in cui l'iperregolamentazione ci porta a sposare la causa degli specialismi, dei settorialismi, delle discipline concepite a compartimenti stagni. Noi qui parliamo della scuola dell'uomo. Per Firenze è una grande musica, per Firenze significa toccare nuovamente quei nervi sensibili di questa città, che ha fatto dell'umanesimo una ragione di esistere addirittura. Mentre ascoltavo mi veniva in mente appunto l'Accademia Neoplatonica che Cosimo I de' Medici volle per questa città, ispirandosi a Marsilio Ficino, ma non aggiungo altro perché sono di fronte a straordinari filosofi e non mi avventuro certo in ragionamenti di questo tipo, ma la cosa che molto mi ha affascinato di quell'epoca della città rinascimentale era proprio l'idea che non vi fossero settorialismi, che l'uomo fosse al centro di qualunque connessione, appunto, solo l'uomo al centro, e che l'uomo fosse la ragion d'essere dell'esistenza di questa grande comunità, di questa grande città. Parlare oggi di scuola dell'uomo vuol dire lanciare una sfida, un guanto di sfida
agli specialismi nei quali, dai quali siamo soffocati, istituti di ricerca, università che fanno della specializzazione motivo di orgoglio e anche di sfida, di competizione. Invece qui si tratta di lanciarsi su un terreno molto più complesso, che è quello appunto che punta ad abbattere i confini tra tecnica e politica, i confini tra centro e periferia e i confini tra saperi, e vorrei dire appunto i confini tra istituzioni della cultura e città. Io ho sempre creduto che non ci sia una discontinuità tra la città e le sue istituzioni culturali. Non può esserci questo, le istituzioni culturali vivono dentro e fuori dalle mura nelle quali si trovano e la riflessione sul centro e la periferia, così come l'ha affrontata anche il ministro Franceschini, penso che sia un terreno sul quale misurare questa capacità di vincere gli stereotipi del rapporto appunto tra centro e periferia, anche perché tutto dipende dai punti di vista. Proprio qui in questa sede, questo grandissimo artista Ai Weiwei, di cui volendo ancora oggi potete vedere la mostra per la prima volta, una personale in Europa qui a Palazzo Strozzi, disse: Oriente, Occidente, centro e periferia dipende solo da qual è il punto di vista. E può sembrare banale, ma è in realtà poi centrale nel nostro ragionamento. Questo Palazzo Strozzi fino a 15 anni fa era un palazzo semi-abbandonato, dei 4 ingressi 3 erano chiusi, molti di coloro che lavorano e vivono qui annuiscono perché l'hanno vissuto. La prima cosa che si è fatta è trasformare il palazzo in una piazza, aprendone tutti gli ingressi e portando qui i saperi, così come nell'Ottocento nacque appunto lo sviluppo della cultura moderna a Firenze con l'esperienza del gabinetto Vissier. E oggi Palazzo Strozzi ha questo grande centro della normale, ha un centro di mostre che porta artisti, pensatori, intellettuali, ha l'Istituto di Studi e Rinascimento, c'è qui l'amico Michele Ciliberti che a volte su questo tema della vitalità. Ha il gabinetto Vissier che, nonostante abbia altri luoghi nella città, non ha rinunciato a Palazzo Strozzi come luogo di radiazione. Ecco, tra virgolette, un condominio dove i diversi inquilini raffigurano esperienze, rappresentano storie diverse che tra di loro sono invitati il più possibile a dialogare. Ancora una volta c'è questo tentativo di un approccio olistico, vorrei dire, alla vita della città e alla concezione moderna della cultura, che è tutt'altro che stereotipato e settorializzato. E concludo proprio sulla proposta e sulla sfida che in questo caso il direttore Barone lancia alla città, con due risposte. La prima è che noi vorremmo essere all'altezza del desiderio e delle ambizioni che voi coltivate venendo qui a Firenze come scuola normale superiore, senza nulla togliere a Pisa. Ho sentito il professore dire ai pisani: imparate dai fiorentini sul bilanciamento dei sessi, è una cosa. Proporre ai pisani di imparare ai fiorentini credo che sia un oltraggio, però giustifica le sue radici, quindi non essendo pisano e fiorentino può permettersi di ragionare in questi termini. Ma al di là delle battute, nel rapporto tra pisani e fiorentini, con il sindaco di Pisa noi per la prima volta nella storia della Toscana abbiamo deciso di riunire le due giunte dei due comuni, la giunta del comune di Pisa e la giunta del comune di Firenze. Come è finita? No, ancora non l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di farlo, ma ragionando ad alta voce con voi penso che questi incontri dovremmo farli insieme a voi, cioè il rapporto tra città e istituzioni può essere anche foriero di modelli, di proposte, di sperimentazioni, di laboratori, anche nel dialogo tra le città. Le istituzioni possono aiutare il dialogo tra le città in una regione appunto come la Toscana, dove si parla di reti e di sistemi. Ma è chiaro che il dialogo non può essere soltanto immateriale, ma deve essere basato anche sul sistema, sul modo in cui noi muoviamo i cittadini. E qui vengo all'ultima risposta con cui vorrei accogliere la sfida che ci lancia la normale superiore, la scuola superiore normale.
e cioè coniugare il sistema di trasporto delle persone con appunto lo sviluppo delle relazioni, cercando di superare lo stereotipo tra centro e periferie. Noi stiamo investendo molto sul sistema dei trasporti. 20 anni fa l'Università di Firenze fece una scelta, il rettore lo sa bene perché l'ha vissuta da professore, decise di decentrare le sue istituzioni, le sue facoltà. Ci fu una grandissima critica, ci fu un movimento di professori intellettuali ostili all'idea che l'Università di Firenze abbandonasse il centro. Quale oltraggio! E in realtà l'Ateneo Fiorentino ha aperto poli scientifici e culturali nelle cosiddette periferie, come ad esempio il polo di Sesto Fiorentino, che è la periferia di Firenze, ma che in realtà è diventato il centro, perché il CNR, il laboratorio di spettroscopia non lineare e tutte le altre grandi istituzioni di ricerca hanno portato il centro della ricerca scientifica in quella che noi banalmente definivamo periferia. Ma il problema è come ci arrivi? E allora noi abbiamo, per esempio, investito sulla linea della tranvia, la cosiddetta linea 2, che a febbraio 2018 arriverà dalla stazione Santa Maria Novella a Peretola, all'aeroporto, e entro 2 anni successivi proseguirà da Peretola, grazie ad un accordo con il governo e la regione, proprio al polo scientifico. È chiaro che se tu non costruisci un modello, una sorta di master plan dei trasporti che parta dalla cultura, rischi di essere velleitario, perché se siamo d'accordo che tu puoi portare il riscatto delle periferie solo attraverso la cultura, no? In questi giorni si dice portiamo i militari nelle periferie, no, io dico portiamo prima di tutto la cultura nelle periferie, poi magari se c'è bisogno di più poliziotti ci mettiamo anche più poliziotti, ma dove c'è il deserto della cultura non bastano eserciti per riportare dialogo, socialità e comunità. Allora dobbiamo però investire sul sistema di trasporti, e quindi senz'altro, caro direttore, lavoriamo su questa seconda sfida, perché cultura e trasporti vanno insieme. Il sindaco di Bilbao, incontrato a Milano l'anno scorso, mi disse, a proposito di una mia domanda su questa grande rinascita di Bilbao: guarda che Bilbao non è rinata soltanto per via del Museo di Arte Moderna, è rinato anche per via della metropolitana. Se non fosse stata per la metropolitana non saremmo stata la Bilbao che tutti oggi ammirano. E quindi credo che l'approccio, la chiave di lettura che voi oggi ci offrite è molto interessante, ambiziosa, e chiede a ciascuno di noi di fare la propria parte, anche da parte del mondo della cultura e degli intellettuali. Sono sicuro il professor Cacciari ci darà stimoli niente affatto superficiali o scontati, e aspetto di ascoltarlo, ma noi ci stiamo. Ecco, la città di Firenze è pronta a affrontare questa sfida così difficile, se volete in controtendenza rispetto a tutto quello che ci sentiamo dire e raccontare dalla cultura a livello internazionale e globale. Grazie. Allora, abbiamo visto, si ridisegnano i ruoli, chiamata in causa sicuramente la regione toscana. Allora, Monica Barni, come cambia anche, diciamo, la regione? Dunque, prima di tutto anch'io un ringraziamento al professor Barone anche per aver trasformato la ritualità di un'inaugurazione di un anno accademico, che è un momento molto importante per ogni istituzione universitaria, invece in un momento di confronto e dibattito e anche di, così, di proposizione di prospettive future. Io sono molto orgogliosa stamani di portare i saluti del Presidente della Regione, che stamattina era senza voce e quindi non ha potuto partecipare, ma sono anche molto contenta perché come assessore alla cultura, università e ricerca, un trinomio che è difficile vedere insieme, quindi spero di poter cogliere le sfide di questa mattina e per quello che gli spunti di questa mattina e per quello che riguarda il poco che una regione può fare, portarlo a compimento. Ora, io pensando alla Toscana, in Toscana abbiamo una notevole concentrazione e
una specializzazione di istituti universitari, di centri di ricerca che generano attrazione di studenti, docenti, ma anche di imprese e di investitori esteri. Ma dobbiamo essere consapevoli, mi sembra lo abbiamo già detto, è stato già detto ampiamente questa mattina, che le eccellenze singole da sole rischiano di essere, in modo paradossale, anche se altamente specializzate, irrilevanti rispetto a quei paesi e regioni che sanno fare sistema, e da qui appunto l'importanza del fare rete per creare massa critica. Vari paesi lo sanno fare, sono più bravi di noi a trasformare la conoscenza in valore aggiunto tecnologico, industriale, lavorativo ed economico. Ora, la terza missione delle università va in questa direzione e quindi credo che sia inevitabile che una regione attenta a ricerca, sviluppo e innovazione, quale è la Toscana, proprio per la tradizione poco prima enunciata da cui proviene, si ponga il tema delle frontiere su cui far evolvere il rapporto con il mondo universitario e della ricerca in generale. Abbiamo discusso di questo a lungo con il Presidente, ma anche con gli altri assessori, con l'assessore all'istruzione, con l'assessore alle attività produttive. Allora, noi vorremmo impostare i rapporti con le università sulla base di filoni aggregativi. Filoni aggregativi interdisciplinari, anche di questo ne abbiamo già parlato, proprio per, diciamo, rompere, superare gli steccati, i confini fra i saperi. Pensiamo in questo senso a temi come i beni culturali, le scienze sociali, le alte specializzazioni mediche e ingegneristiche, agli scenari aperti dal Piano Nazionale di Industria 4.0, ma anche a questioni interdisciplinari come la geotermia e quindi gli aspetti idrogeologici e di erosione costiera, la mobilità sostenibile e fino ad esigenze specifiche come il governo di territori particolari quali le Alpi Apuane o l'arcipelago toscano. Occorre aggiungere che la Regione Toscana non ha mai fatto mancare le risorse, soprattutto europee e malgrado la crisi, per sostenere sia il diritto allo studio, siamo la prima regione italiana per il sostegno al diritto allo studio e per la ricerca, ma anche per la didattica e l'alta formazione. Riteniamo però che le risorse non potranno più essere erogate per fare delle attività o delle esigenze del sistema universitario senza una condivisione degli obiettivi comuni da raggiungere. Questa mattina, e mi scuso per il ritardo e non ho potuto ascoltare dall'inizio la relazione del professor Barone, questa mattina abbiamo organizzato un'azione di sistema di tutte le università della Toscana per l'orientamento dei giovani studenti delle scuole superiori verso il sistema delle università, un momento in cui i giovani non solo vengono a conoscenza di ciò, di quella che è l'offerta delle università, ma di quelle che sono le potenzialità del mondo del lavoro toscano e italiano. Quindi abbiamo cercato di ricostruire la filiera dallo studio al lavoro, non semplicemente lasciare alle singole università la presentazione della loro offerta formativa. L'anno prossimo organizzeremo una prima manifestazione che chiameremo Toscana Tecnologica come vetrina dei risultati della ricerca sostenuti dagli strumenti e finanziamenti regionali, compresi quelli che non hanno trovato sviluppi industriali. E poi vorremmo organizzare anche una ricerca, anche questa insieme con tutte le università toscane e i centri di ricerca toscane sulle scienze della vita. Ancora vorremmo completare la filiera della conoscenza con capacità organizzative e con strumenti di trasferimento tecnologico, dalla prototipazione alla sperimentazione, alla brevettazione, alla dimostrazione e divulgazione.
Ecco perché come Toscana vogliamo collaborare alla costruzione di un sistema regionale per la brevettazione e trasformazione tecnologica, andando oltre quello che già facciamo nel campo delle scienze della vita. Siamo disponibili a farlo con chi a livello nazionale e internazionale ha dimostrato di saper completare la catena del valore della conoscenza con sano pragmatismo e orientamento ai risultati. Ovviamente ci confronteremo con tutti, distretti tecnologici regionali compresi, per dare un servizio complementare alle attività universitarie e per garantire risposte e strumenti alle imprese che sono desiderose di innovare o ancora troppo inconsapevoli sulle opportunità che possono derivare dalla collaborazione con il mondo della ricerca. Quindi anche io aggiungo che l'inaugurazione di questo anno accademico non è solo un atto celebrativo scontato e ripetitivo, ma è l'occasione per iniziare ad elaborare un nuovo illuminismo toscano e italiano. Grazie. Bene, ringraziamo la vicepresidente Barli perché effettivamente il tema centrale, io vengo adesso da Singapore, sono stata a girare l'inaugurazione del GovTech, cioè un governo tecnologico in cui un computer modello Watson regola, produce degli algoritmi governativi e di fatto un computer governa assieme al presidente. Siamo oltre il 4.0, la città è totalmente nei trasporti regolata dagli algoritmi che indirizzano anche le persone ad andare da una parte o dall'altra a seconda del traffico che c'è anticipatamente. Sembra Black Mirror, in realtà lo vedrete in onda su speciale TG1, e questo però porta anche sul tema della centralità dell'uomo, cosa di cui l'Italia si deve far bandiera, e la Toscana sappiamo essere culla dell'umanesimo in questo senso, alla necessità di costruire dei processi e delle strutture in cui noi non veniamo fatti fuori dalle macchine, perché il sindaco ha detto chiaramente la centralità è quella umana. Il problema è che numericamente noi andiamo incontro ad un'epoca in cui nel 2020 ci saranno 50 miliardi di intelligenze artificiali, nel senso di agenti artificiali. Noi umani siamo solo 7 miliardi, se si costruiscono strutture con criteri solo economici, commerciali, noi rischiamo, come dire, di vederci un po' deprivati della nostra centralità umana, che quella sì dovrebbe restare. La sfida è filosofica e quindi io ne approfitto per chiedere di accomodarsi in platea Arnaldo Colasanti, Dario Nardella, il ministro deve andare, e Monica Barni, e per chiamare il filosofo Massimo Cacciari per la Lectio Magistralis. Il professor Barone mi aveva chiesto di un breve discorso di inquadramento sul tema centro-periferia e sul loro significato, e cerco di farlo volentieri, anche se in estrema sintesi. Centro-periferie rimandano anzitutto ad un'idea di luogo, no? Ma siamo certi di sapere che cosa significa luogo? Aristotele nella fisica diceva che il tema del luogo, topos in greco, è uno dei concetti filosoficamente più difficili. Cosa intendiamo per luogo? Mi pareva, anche sentendo certi interventi prima, che ancora ci fosse una certa idea di un luogo come di un contenitore, no? Più o meno rigorosamente definito, ma qualcosa di simile. In realtà già Aristotele diceva che questa idea di luogo come qualcosa che somiglia a un contenitore non sta in piedi da nessuna parte. Dov'è che un luogo finisce? Finisce dove arriva il mio sguardo?
finisce dove arriva il movimento del mio corpo? È l'ultimo, l'estremo del mio movimento, della mia capacità di andare, di guardare? E non la faccio lunga. Comunque il luogo, certamente, fin dall'inizio della riflessione su questo tema, non appare come qualcosa di determinabile, in modo fisso, in modo rigido. E questo ha molto a che fare con la città e con il modo sempre molto pressapochistico con cui noi parliamo di città. È un po' come Madame la Terre e Messie le Capitale. Parliamo di città, ma che cos'è? È inerzia del linguaggio per definire cose completamente diverse. Traduciamo polis città, ma la polis non ha nulla a che fare con la nostra idea di città. Probabilmente neanche civitas, poi urbs è un'altra parola ancora. Io credo che le parole pensino, da filologo, filosofo. E quindi se usiamo parole così diverse per indicare la città, forse abbiamo anche idee diverse su che cos'è la città. E la città è qualcosa che si trasforma nel tempo. La polis non ha nulla a che fare con la nostra città. Nulla. Però noi traduciamo città. Ci intendiamo? Ma io credo che ci fraintendiamo. E così per il tema centro-periferie. Era qualcosa che in qualche modo si poteva determinare il rapporto tra centro e periferie un tempo. Nell'epoca della città ottocentesca, nell'epoca della metropoli, quando Parigi era capitale del XIX secolo e New York era la capitale del XX secolo, al tempo dello Stato industriale, per così dire, al tempo della metropoli, della vita nervosa, quella descritta dai Simmel, dai Benjamin, dai Weber, dai Sombart, e questa relazione tra centro e periferia era in qualche modo descrivibile con una certa precisione. Cioè esistevano nello spazio metropolitano, che ancora in qualche modo era circoscrivibile, per quanto via via si andasse allargando oltre ogni muro, chiaramente definibili all'interno di questo spazio quello che, con un linguaggio che traggo dalla fisica e in particolare proprio da Einstein, che usava metafore urbanistiche proprio per chiarire l'idea, per popolarizzare l'idea della sua teoria della relatività, esistevano all'interno di questo spazio metropolitano dei corpi di riferimento, dei corpi galileiani, per dirla con Einstein, su cui si formavano le metriche che rapportavano tutti gli eventi e i casi che in questo spazio avevano luogo. Ogni evento, fatto architettonico, ogni funzione assumeva valore in rapporto a tali corpi, per somiglianza con loro o per vicinanza o lontananza da essi. È uno spazio tridimensionale che aveva però al suo interno anche queste relazioni temporali. Cos'erano questi corpi galileiani, rigidi? E tutti li conosciamo. Erano il tribunale, il palazzaccio, erano il teatro, l'opera, erano il municipio, erano l'università, erano la borsa, erano il grande museo. E poi via via col tempo Parigi, eccetera, eccetera, i grandi magazzini, le gallerie, i luoghi del consumo, i nuovi luoghi del consumo. Questi erano i corpi fissi galileiani, che orientavano tutte le metriche dello spazio metropolitano. Questo era il centro, questo era il centro. L'orologio che dettava il tempo della metropoli e si collocava all'interno delle relazioni che collegavano questi grandi corpi privilegiati, queste emergenze, a volte anche eccellenze.
e intorno ad esse si organizzavano, dominate da esse, dominate da queste metriche, si organizzavano le periferie, anch'esse chiaramente individuabili nella loro funzione e nella loro immagine. Era dove si dormiva, dove si svolgevano qualche altra funzione e dove vi era l'industria, la manifattura, il luogo della produzione. Erano chiarissime queste metriche, era uno spazio metropolitano che fuoriusciva ormai da tutte i vecchi muri, le vecchie mura che erano state nel corso dell'Ottocento abbattute in tutte le capitali europee, no? E anche nei centri più piccoli come Firenze, no? Primo gesto osmaniano dell'urbanistica e dell'architettura ottocentesca, appunto, l'abbattimento di questo muraglia. Quindi era uno spazio metropolitano, ma all'interno di questo spazio metropolitano il rapporto tra centro e periferie era assolutamente definibile sulla base di queste metriche. E anche dal punto di vista architettonico, perché l'architettura che si faceva nella periferia era chiarissimamente distinguibile da quella con cui facevi l'opera, la borsa, il museo, eccetera, eccetera, eccetera. La galleria. Bene, la piazza era lì, come diceva Franceschini, certo la piazza restava lì, era collocata lì, perché l'enorme difficoltà di fare piazze contemporanee. Perché? Perché oggi, adesso vengo appunto al tema, non è più definibile nei termini precedenti, ancora metropolitani, che ancora valevano per la metropoli, un centro. Da tempo questo schema che ho descritto, centro-periferie, ha cessato di esistere. La metropoli non è più riducibile a unità sulla sua base. Corpi e linguaggi si deformano nel tempo, di nuovo la metafora della relatività, si deformano nel tempo. Il movimento ha travolto la Mobilmachung universale, ha travolto questi schemi, in ogni suo aspetto, li ha deformati. Quelli che erano i corpi galileiani di riferimento si trasformano nella nostra stessa percezione, da corpi fissi, sui quali orientarci, a molluschi, entità facilmente malleabili, presenze sempre più distratte da ogni connessione. E spesso, infatti, anche architettonicamente, ne assumono le fattezze, non le fattezze. Le fattezze del mollusco, è la genialità di architetti anche come Gehry, no? Le fattezze del mollusco sono corpi deformati e deformabili continuamente. Immaginatevi un vecchio museo, non so, il Kunsthistorisches di Vienna, e immaginatevi il Beaubourg di Piano. Non sono più quei corpi di riferimento, non hanno più il valore, non sono più nemmeno intesi, che ne siano consapevoli o inconsapevoli i miei amici architetti, non sono più intesi in quel senso. Si muovono in uno spazio che non è già più quello metropolitano, non orientano più. La nostra percezione li coglie distrattamente, di corsa. Vogliono essere colti così, di corsa. Vogliono essere corpi in movimento, molluschi costantemente in trasformazione. Vogliono essere colti così e noi così li cogliamo. Non sono più corpi fissi di orientamento sui quali tu stabilisci alcune metriche precise. Puoi stabilire sì delle metriche, ma sono metriche, di nuovo la metafora scientifica particolarmente calzante, che non mi sono inventato io, ripeto, di Einstein, nell'introduzione della teoria della relatività. Sono metriche diverse, probabilistiche, statistiche, eventuali. Cosa significa questo? Significa che il centro, questo va capito, per questo ho accettato anche volentieri l'invito, perché mi sembrava di essere in perfetta sintonia con qualche cenno che mi aveva fatto Barone sul senso di questo incontro. Il centro si fa ubiquitario,
Non è più in alcun modo possibile stabilire sulla base dello spazio metropolitano dove sta il centro, dove sta la periferia. Per omaggio all'amico Ciliberto, diciamo che ormai è un multiverso bruniano quello in cui ci muoviamo all'interno del territorio. Oltre a ogni spazialità di tipo euclideo e cartesiano, il centro può trovarsi ovunque. Centrale è solo il punto di vista di volta in volta che troviamo. Che cos'è il centro? Centro è ciò che emerge. Centro è ciò che eccelle, semplicemente questo, l'evento emergente, perché non sarà più quel corpo che emerge e resta lì, è un evento. Ora è lì, domani sarà altrove. E se notate, l'architettura segue proprio progettualmente questa idea. Si mostra così. La città, tra virgolette, 10.000 virgolette, è un insieme di eventi in trasformazione, di molluschi che si trasformano. Può piacere, può non piacere, non cambia niente, è così. Non cambia niente, è così. Bisogna sapere dove viviamo, dove ci muoviamo. Le metriche centro-periferia sono radicalmente saltate, i termini stessi non significano più niente. È uno spazio a relatività generale, insomma, quello post-metropolitano, quello della megalopoli, quello del sistema territoriale integrato, quello della città infinita, per usare un'immagine di una mostra che si fece la Triennale qualche anno fa in cui collaborai e che mostrava appunto l'evoluzione dello spazio metropolitano di Milano. Dov'è la città? Ma dov'è la città? Quando parliamo ormai di megalopoli di 40 milioni di residenti, cosa volete muovervi sulla base di questo? E quindi l'indirizzo che qui mi è sembrato di cogliere, sistema integrale territoriale, certo, quello è l'unico modo. Non è più gestibile una città secondo le vecchie ottiche, le vecchie metriche. Già la stessa idea di città metropolitana è vecchia e anzi è decrepita nel modo in cui è stata realizzata, mantenendo insieme anche pseudo province, eccetera, eccetera. Sistemi integrati, al di là di questi vecchi parametri amministrativi che fotografano una vecchia città, una vecchia metropoli industriale. Lì bisogna puntare su relazioni tutte basate sul tempo, relazioni non spaziali, relazioni temporali tra funzioni, integrazione di funzioni, quello determinerà il luogo, non luogo, l'utopia della nuova città. Quello, da quello verrà determinata, da quello è determinata oggi, non certo da realtà amministrative, no? Che inventano confini inesistenti dal punto di vista funzionale, economico, culturale, scientifico. Certo, sono grandi problemi questi, problemi anche di geografia, no? Mi ricordo bellissime discussioni con colleghi geografi a questo proposito, ma se la città è questa, e loro sanno benissimo che la città è questa, come la disegno? Come la metto sulla carta, questa città? Questa città di 40 milioni di abitanti, questa città del Messico, questa Shanghai, questo Singapore, come li disegno? E probabilmente non puoi disegnarli, puoi immaginarli. 30 anni fa ho scritto un saggio che si intitolava Metropoli della mente. Ce l'hai nella mente questa città, ce l'hai nella mente e la metti sulla carta come? Disegnando algoritmicamente queste funzioni, mettendo insieme funzioni, mettendo insieme eccellenze, integrandole, rapportandole, relazionandole. Da lì ti viene la nuova città.
Soltanto da lì ti può venire la nuova città, la nuova città il cui centro è ubique e si disloca continuamente, perché il centro sarà laddove eventualmente emerge appunto l'eccellenza, l'eccellenza innovativa, l'eccellenza scientifica, l'eccellenza culturale. E il centro, vedete, questo è un paradosso incredibile, pensiamoci un po'. Quando noi parliamo del centro, anche prima, sembrava che il centro fosse, ecco, allora, quello che, no, la, il pesce di Venezia, quello che sta dentro le mura aureliane di Roma, quello che sta dentro, quello che va tra Ponte Vecchio, tra Palazzo Pitti, non so, e Palazzo Medici Riccardi. Ma quei centri erano centri, erano diventati centri per la ragione opposta per cui adesso li diciamo centri. Per la ragione esattamente opposta. Che cosa avveniva lì? Avveniva qualcosa di simile a quello che ancora avveniva nelle città metropolitane, in quegli spazi della città metropolitana. Avveniva che vi erano le funzioni centrali e per corrispondere alla funzionalità di queste funzioni, di questi esercizi, avveniva che cosa? Una trasformazione continua. Una trasformazione continua. Cioè, mentre ora questi centri noi li concepiamo come luoghi di resistenza al tempus edax, no? Luoghi di conservazione, questi centri sono sorti, per quello che adesso noi li vediamo, esattamente per le ragioni opposte. Esattamente per le ragioni opposte. Quindi noi chiamiamo centri e abbiamo nei loro confronti una politica necessaria, ma una politica che è in totale contrasto con le loro ragioni di essere. Continuamente in mutamento, fino a quando è nata la metropoli. Lì il centro, così come noi lo intendiamo, ha cominciato ad essere il centro trattino museo. Cioè, esattamente l'opposto di ciò che il centro era stato ed è stato in tutta la sua storia. Luogo di assolute e continue e anche radicali a volte trasformazioni. Già questo fa dire quanto sia assurdo continuare a ragionare con il discorso del centro periferie. Il centro che adesso indichiamo centro è tutto fuorché il centro che era stato. È tutto fuorché l'idea del centro da cui questi straordinari centri sono nati. Erano centrali in quanto luogo dell'innovazione, della trasformazione, della modifica continua. Allora noi dobbiamo recuperare quella idea di centro da cui sono nati i nostri centri. Questo è il punto fondamentale. Dobbiamo recuperare quell'idea, sapendo che appunto l'attuale centro è, lo diciamo, il museo. Ma cosa volete mettere a paragone il problema delle cosiddette periferie con i problemi del cosiddetto centro? Quanti dei 6 miliardi, 7 miliardi che siamo vivono in quello che noi diciamo attualmente il centro? Quanti? È una cosa assurda. Il problema dei vecchi centri si è ormai ridotto ad un problema di conservazione. Bene. Bene. Basta. No, non costituisce più alcun problema dal punto di vista del futuro, del destino. Noi dobbiamo invece recuperare l'idea di quello, l'idea che li aveva fatti diventare quei centri. E qual era questa idea? Esattamente quella di cui prima ho parlato, cioè la loro capacità irradiante, non il loro valore come hortus conclusus, non il loro valore come una sorta di micro Eden, così come noi attualmente ancora li trattiamo,
con una logica totalmente conservatrice e basta. Va bene, ma non è più un problema. Il 90% dell'umanità vive nelle cosiddette periferie e non ha più alcun senso perciò chiamarle periferie. Nessuno. Il problema, appunto, è invece ispirarci a ciò che aveva fatto diventare i centri, quei centri. E cos'è che li aveva fatti diventare quei centri? Cos'è che aveva fatto diventare centrale Firenze, Venezia, le città anseatiche? Cos'è che li aveva fatti diventare centrali le antiche città europee? La loro capacità irradiante, non il loro essere al centri. Non il loro essere murati, non il loro essere dei luoghi definiti, non il loro essere dei contenitori, ma la loro capacità irradiante. Cioè, che cos'è che li aveva fatti forti? Le reti lunghe. Ciò che aveva fatto forte Firenze era che arrivava fino ad Anversa. E arrivava fino ad Anversa, non perché dominasse Anversa, non perché ci fosse arrivata con i carri armati ad Anversa, c'era arrivata con i mercanti, c'era arrivata con la cultura, c'era arrivata con la scienza. Era centrale per questo. Questo non c'entra nulla con il centro storico fiorentino attuale, che dal punto di vista di ciò che noi possiamo farci dentro è la negazione di quello che Firenze era nel 300. Perché oggi ci possiamo soltanto godere del centro storico come un luogo che dice, ah, qua il tempo non è passato, no? Che bello. Questo è il modo in cui usufruiamo dei nostri centri storici, no? Cioè, lo spirito naturalmente reazionario del turista, che non capisce niente, della natura del centro, che non capisce... che va lì e vede la bellezza. Ma che bellezza? Ma che bellezza? Lì c'è guerra. Quando Venezia Sansovino fa la Marciana e dall'altra parte 10 anni prima avevano fatto Palazzo Ducale con stile neogotico, era una guerra tra fazioni politiche. Le nostre città, i nostri centri storici vengono da guerre tra fazioni. La grandezza di queste città nel 200, 300, ma insomma qui a Firenze, Dante l'avrete letto, no? È una guerra civile permanente che crea la bellezza di queste città. Altro che lotta al tempus edax. Dobbiamo recuperare questo, questa idea è buona ancora, cioè funziona, buona vuol dire funziona, bello vuol dire funziona a casa mia. Kalos in greco vuol dire qualcosa che funziona, non qualcosa che contemplo, qualcosa che sta in piedi, qualcosa che è integro, qualcosa che informa. Questo è bello, non qualcosa che contemplo. E una cosa funziona quando riesce a sostenere la lotta, a sostenere la contraddizione. Così erano i nostri centri, erano città irradianti, che si muovevano su reti lunghe. Esattamente quelle che adesso siamo chiamati a realizzare noi, è chiamata a realizzare la normale, è chiamata a realizzare ogni università. Perché se non ti muovi su queste reti e stai chiuso nel tuo centro, sei morto. Non puoi competere oggi nei processi di globalizzazione se non hai questa idea di città. Post-metropolitana, grandi spazi, città infinite, i cui nodi sono tenuti insieme da funzioni, da servizi, da funzioni, non da questo o quell'amministratore, servizi, funzioni, all'interno dei quali c'è il centro, quello che è diventato il centro, che naturalmente è una memoria essenziale, ma dentro cui ci stanno il 5% degli abitanti globali del pianeta, quindi non è il grande problema politico, economico, eccetera, eccetera, e invece il grande problema politico, economico è moltiplicare all'interno di questi spazi post-metropolitani, di questa città infinita, promuovere e moltiplicare le eccellenze, le emergenze, sapendo che sono emergenze
temporalmente catturabili, che non avranno più nulla di quella fissità, di quella determinazione che era propria dei corpi fissi, no? dei corpi galileiani che stavano nello spazio metropolitano. Nulla più sta all'interno di questo spazio post-metropolitano, tutto diviene, tutto si muove, tutte le eccellenze sono eventuali. E allora bisogna essere anche bravi a catturarle al momento giusto, a comprendere quando è il kairos, perché se lo perdi, sei perduto, no, non torna il momento buono per questo, per quella città di assumere nella rete globale, di diventare nella rete globale un nodo eccellente ed emergente. E chiudo dicendo che cosa ha a che fare questa relazione tutta dinamica tra emergenza, eccellenza e spazio post-metropolitano con rigide centralistiche organizzazioni statuali, eccetera. Tema a me molto caro, come qualcuno saprà. Assolutamente niente. Vi è una contraddizione evidentissima. Se la nostra vita post-metropolitana si sviluppa e si svolge in questa dimensione, è evidente il contrasto mortale con ogni forma centralistico-burocratica di organizzazione dello Stato. È evidente, palese, logico. È una deduzione logica, un sillogisma. Non sta in piedi, dobbiamo deciderci. Se ci muoviamo in questa direzione, che è quella auspicata qui dalla normale, l'organizzazione attuale dello Stato, in tutte le sue diramazioni, è arcaica. È arcaica. E arcaica ancora di più è la forma in cui, mi permetto, Barone, dell'organizzazione dell'università, perché noi dobbiamo certo fare di tutto perché almeno queste eccellenze, queste emergenze appaiano, ma dobbiamo anche tener conto che i problemi di cui stiamo discutendo, a cui ho accennato, riguardano tutto il sistema universitario, tutto, perché appunto in questo ragionamento sistemico tu non puoi astrarre la parte che riguarda la normale, qualche altra scuola di eccellenza, Sant'Anna, dal resto dell'organizzazione universitaria. Pena anche il soffocare la stessa normale, gli stessi centri di eccellenza. Cioè tutta l'organizzazione deve essere volta a sfruttare fino in fondo le possibilità e le potenzialità che questa prospettiva ti apre. Cioè quale? Quella che ogni punto di questa rete abbia la capacità, sia messa nelle condizioni di emergere come eccellenza. Questo. E allora dobbiamo chiederci, l'organizzazione attuale è coerente con questo disegno? No, non solo non è coerente, è palesemente e totalmente contraddittoria. E non per le ragioni economiche, come tu hai giustissimamente detto, ma proprio per le ragioni funzionali. Non è possibile pensare che vi sia una qualche coerenza, se siamo anche lontanamente d'accordo con il discorso che ho fatto, ed un'organizzazione che stabilisce dal centro i criteri dell'offerta didattica, i criteri di selezione del corpo docente. Ma è evidente che è una contraddizione palese, che non sta né in cielo né in terra. Quando metteremo mano a questa riforma, che è coerente con tutto il discorso che ho fatto? Nel mondo contemporaneo non si può essere d'accordo a pezzi. Sono d'accordo sulle periferie, sì, questo discorso va bene, però no, non sono d'accordo però su cose completamente coerenti sul piano dell'organizzazione sociale, del lavoro o dell'università. Non ha senso. Tutto si tiene nel mondo contemporaneo come mai in passato. Se io punto alla moltiplicazione in questo spazio bruniano, questo spazio-tempo bruniano, alla moltiplicazione di nodi all'interno della rete globale di eccellenza, bisogna che io dia tutte le possibilità, non soltanto a Barone, ma a qualunque università, di mirare a questo obiettivo. Non impedirglielo, come avviene.
perché c'è qualcuno, chissà dove, chissà come, chissà voluto da chi, che mi dice quanti devono essere i crediti, come devo organizzare la mia offerta didattica, chi, come devo assumere il corpo docente, eccetera, eccetera. È di un'assurdità palese. Basta che siamo d'accordo. Poi diciamo, no, ma io voglio continuare così perché devo garantire Tizio, Caio, quella corporazione, quell'altra corporazione, benissimo. Perché nella storia a volte si è anche in contraddizione, per carità, ma saperlo. Continuare così significa essere in palese contraddizione e lasciare soltanto che qualche fiorellino spunti. Beato il fiorellino, ma il sistema nel suo complesso, continuando così, a secondo me va a rotoli. A rotoli. Questo è il discorso centro-periferia svolto, come ho cercato di indicarlo, il discorso diventerebbe molto più lungo, riguarda la storia della nostra città, eccetera, eccetera, ma il discorso centro-periferie, arcaico, si è sviluppato come fossero due luoghi distinti, ma invece tutto da riprendere se vediamo il centro, non come un centro fisico, ma come l'emergere continuo, il promuovere, il favorire l'emergere di centralità. Ciò che è centrale è ciò che ha reti lunghe, ciò che è centrale è ciò che irradia, dovunque sia collocato momentaneamente. Questo vale per qualsiasi impresa e soprattutto, in particolar modo, per la cultura e l'università. Bellissima lectio magistralis, mi colpisce molto la parte del cartografo che non riesce più a disegnare, diciamo così, la mappa. Mi fa venire in mente uno dei fondatori della Singularity University, che è, diciamo, questo centro di Google e NASA in Silicon Valley, che diceva: noi non consideriamo più né i confini delle città né i confini nazionali, addirittura noi vediamo degli agglomerati di dati, dove si muovono di più i dati e interagiscono tra loro, in quel punto noi vediamo quello che voi ancora chiamate città e nazione. Chi è che sa gestire queste relazioni di dati? I ricercatori. Chi è che sa capire come vanno strutturati in relazione all'essere umano? I filosofi. Abbiamo qui ricercatori e filosofi, le amministrazioni non possono che fare di queste due figure delle figure centrali nella strutturazione di quella che sempre i filosofi di Oxford chiamano l'infosfera, cioè lo spazio di interazione, cioè lo spazio veramente fisico e digitale che si sommano. Se il direttore non vuole dire qualcosa in conclusione, abbiamo concluso, se no le conclusioni le lascio a lui. No, una cosa che è formale è una cosa invece stimolata dal discorso di Massimo Cacciari. Non potrei condividere di più l'ultima parte del discorso, cioè voglio dire, da parte che il paragone con un fiorellino mi inorgoglisce abbastanza, non mi era mai successo, ma quello è un fiorellone, ecco. No, quello che voglio dire è che l'idea che io vorrei portare avanti è che la scuola fornisca un modello che altri possano seguire e sostituirci poi se diventano più bravi di noi. Io spero di no, ma insomma voglio dire, l'idea è esattamente quello, siamo abbastanza flessibili da poterlo fare. Non potrei condividere di più il discorso delle reti lunghe, detto in modo perfetto, che è l'altra cosa su cui vorrei lavorare, con reti lunghe che non sono solo italiane ma sono anche europee ed internazionali. Mi piacerebbe riuscire a svolgere questa funzione di stimolo affinché tutto il sistema universitario si muova, e non solo universitario, si muova in questa direzione. L'altro pezzo che invece è più formale è l'augurio a tutti i colleghi per l'inizio di questo nuovo anno accademico, in particolare a Firenze, per tutte le nuove stimoli e tutte le nuove cose che dovranno mettere in campo con l'aiuto di tutti quanti noi, perché siamo un'unica comunità su tutta la scuola normale e spero ancora più larga. Grazie a tutti. E io ringrazio il direttore per questa mattinata ricca veramente di stimoli che ci ha accresciuto. Ottima mattinata. Grazie.